Strano, strano sta cosa che quello lì, proprio quello lì non era aperto, boh. Ovviamente ragazzi, le abilità più si usano, più si ha le probabilità di alzarsi di livello, quindi migliorarle. Cambiando le armi si ottengono degli status diversi anche per le abilità. Ad esempio Thorgal, il gattone nero con quattro braccia, lui può fare quadridanza perché appunto ha quattro braccia. C'è qua Viticcio, abilità tecnica limitata, di dire ora imbattibile, perforatore potente. Minchia, di già abbiamo affinato queste abilità. Qui torno giù, come dicevo prima ragazzi, vedete qua c'è uno scrigno che già è aperto. Di solito l'alfa, ragazzi, si trovava proprio qua sul ponte. E tingulava male. Quando c'era lì, ragazzi, era un bel uccellaccio. Quasi un mezzo drago. Come on, let's kick some A! Eliminato. Ah, ho sbagliato tasto. È sempre stato uno di quei giochi che mi ha sempre preso, Bimba Dolce. Uno di quelli che veramente da tempo volevo reinstallarlo. Cioè, stiamo parlando di un gioco, ragazzi, che appunto lo portai su YouTube nel lontano 2015. Quindi non è un gioco che... Intanto, ragazzi, non ci sono riuscito. Nel 2023 lo sto rigiocando. E stavolta voglio finirlo, ragazzi, Assolutamente. Ma ci sono... Io ho un sacco di giochi, sai. Ho giochi installati anche da 10 anni sul mio PC. Cioè, veramente. Fallo fuori, dai. Vedete, ragazzi, quadrilama. Abilità di Thorgas. Purtroppo, ragazzi, ho finito i punti di scavo, quindi non posso recuperare altro. C'è un amichetto selvatico. Ce n'è un altro.
Qui c'è una porta, ragazzi, ma si potrà aprire soltanto più avanti quando avremo la chiave. Come on, let's kick some ass. Check this out. I like that. Shabby. Quando i livelli aumentano tutte le tue statistiche, quindi fai più danno e ovviamente puoi possedere armi più forti, poi al mercato le andrai a comprare o comunque li trovi. Ci sono quelli che ti danno armi e oggetti. Poi come dice la porta è sbarrata. Non possiamo fare nulla. Allora, le ultime rotture di palle potrebbe essere lassù, ragazzi, dove c'è quell'uovo rosso lì. Quindi diamo un'occhiata in quest'area. Probabilmente non c'è nessuno, ragazzi, io te lo salvo, come sempre. Ogni tanto qui, vedete, c'è uno scrigno lì. Io scasso la minchia a tutti, ragazzi, anche a quelli che dormono. Dai, massacriamoli, forza! Come on, let's kick some A! Alright! How you like that? Shabby. Come vedete, ragazzi, quando si affronta un duello, uno scontro, abbiamo attacca con le abilità base, quindi attacco base, danno base, eccetera. Attacca con le arti fisiche, le armi, oppure attacca con le arti arcane, le arti magiche. Ovviamente più le utilizziamo, più c'è la possibilità di sviluppare abilità migliori. Quando invece facciamo segui l'istinto, e il gioco a random mescola abilità sia da combattimento che magiche. Il problema è che accade questo, ad esempio, no? Anche se la partita è già quasi vinta, il personaggio utilizza l'abilità tonico energetico e spreca le erbe. Quindi bisogna stare attento. Ciao Ben Ten! Ben Ben, benvenuto! Come stai amico mio? Da tantissimo tempo che non vieni là. Ti siamo mancati anche tu! Ogni tanto ti fai vivo! Vediamo cosa c'è qua. Scudo ardente, collana di pregio. Il mio scudo ardente, ragazzi, possiamo indossarlo. Inventario. Equipaggia a posto di quello, è leggermente più forte. Qui purtroppo non posso recuperare. Cosa c'è? Vediamo subito questo scudo contro di loro. Eh sì, ben beh. Come dice Bimba Dolce, ci siamo un po' persi. Ma torneranno, ragazzi, le live serali, quelli sulla sulle cose mistiche, sul il paranormale. Come on, let's kick some ass. Dobbiamo organizzarci, ragazzi. Vedete che scudo si è beccato Rush? Cioè è un armadio, ragazzi. È un'anda di un armadio. I know I'm good.
Cioè, ad esempio, Divine, ragazzi, ne abbiamo ben 3 vivi. Ne abbiamo catturati. Vabbè, ragazzi, l'area è completata. Possiamo tornare a casetta. No, a caserta, a casetta. E anche Dilmore l'abbiamo totalmente esplorato. Ok, quindi Dilmore, rovine di Robelia, caverne Gaslin, totalmente esplorate all'Ikea. Ci manca soltanto adesso di fare la missione Blackdale, che faremo la prossima volta, ragazzi. Io purtroppo non penso di farcela entro 10 minuti questa qui. Però diciamo che salvo e la iniziamo. Dove arriviamo, ragazzi? Ci fermiamo. Vai. Probabilmente riusciamo anche in tempi brevi a completarla. Potrebbe essere un semplice assalto, che non me la ricordo. C'è un demone volante. Jackpot! Jackpot, bingo. Non gli piaceva Jackpot. Dave. I am David Nassau, the Marquis of Athlum. Your presence here is regarded as an act of aggression against Athlum. Megafono, no. Put down your arms immediately and state your name and intention. If you fail to comply, we shall have no choice but to use deadly force. I shall give you only one chance. Surrender now. What are you doing? A scolding isn't gonna stop guys like that. Minchia. So be it. We shall make them rue the day they stepped into Athlum. All men, charge! Non mi ricordavo che eravamo così tanti. Perché di solito dovremmo recuperare la salute quando siamo un po' troppo sbilanciati. Allora, attacchiamo quelli più merdosi, no? Visto che siamo i più scarsi. Dai! Ma che formazioni sono, bimba dolce? Minchia, hai evitato la scintilla, bastardo di merda. E c'è gli arpioni, raga. E ci hanno ammazzato di nuovo, raga. Mi ha ammazzato. Cioè, no, il polipo non è bellissimo. Perché da noi Uprupu è... non è una cosa bella. Io voglio bene. Mi ha curato, ragazzi. Mi ha curato un pochettino di... Ah, era un complimento. Ah, ma tornerà anche quello. Per la gioia di Matteo tornerà pure Raze. Allora, siamo tutti con la salute in pieno regime. Facciamo così, segui l'istinto. Segui l'istinto, ragazzi, ti aiuta pure nel caso in cui uno dei nostri non ha ancora effettuato il proprio turno. Se hanno poca salute, passa con l'abilità per riparare o comunque riprendersi lo stato di salute. Ragazzi, ma ce ne stanno dando di tanta ragione. Ti piace la razza la manta? Il gatto, vuol dire. O il balenottero. Allora, per me uno è un coniglio, l'altro è una balena e l'altro un gatto. Contrattacco, ragazzi.
Oh, piano! Allora. Grandissimo. Parete. Bellissimo. Dai, che presto il nemico è rimasto da solo, dai. No. Non doveva fallire. Thorgal, che mi combini. Metti in crisi gli altri. Poi questi stronzi sono un casino, ragazzi. Segui sempre l'istinto. Ok, ragazzi, sta per morire l'avversario, eh. La salute è diventata rossa. Sta lampeggiando, quindi già è in una fase critica di danno. Anche se non ci viene mostrato quando ne ha. Dai, che gli diamo noi il colpo di grazia. Vai, Rush. Doppietta. È morto, ragazzi. Sì. Sono gli massi gli assi stronzetti. Facciamo sempre l'istinto, ragazzi, ormai ti va distinto. Ragazzi, abilità finale di David, che usa il suo Remnant. Qua in puro stile Final Fantasy, ragazzi. Vado, ragazzi. Ottomila di danno. I know I'm good. Ok. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Damn it. After him. Ok, ragazzi, adesso siamo entrati nel Blackdale. Quindi non c'eravamo neanche davanti. Eravamo all'ingresso, scappato verso l'interno della caverna. Non conosco la mappa, ragazzi, quindi vado un po' così. Beh, qua non c'è altra via. Sì, ragazzi, omozigoto. Holgard, sì, omozigoto, ragazzi, veramente. A parte che lo conoscevo soltanto online. Ragazzi, gigaragno. Attack them from their flight. Eliminati. Cioè, tutto quello che abbiamo recuperato se lo sono fottuti i miei compagni. A me non mi lasciano niente, perché devono migliorare le loro dotazioni.
Dai, facciamo l'ultimo scontro nel Black Day, l'abisso screziato. Contiamo questi e salviamo. Continueremo la prossima volta quest'area. We shall stop them here. Prepare yourself. The Last Remnant è un gioco del 2008, di cui hanno fatto una remastered nel 2017, e io ci giocavo nel 2015, lo portai su YouTube proprio all'inizio della mia avventura su YouTube praticamente. E infatti sto continuando quel salvataggio. Cercate di non morire però, cortesemente. Cioè raga, se mi ammazzano sti stronzi, veramente da suicidio, proprio, Ma vai, dai, ma perché poi... Cioè, rischiare di morire, ragazzi, veramente. Patto diabolico. Nuovo potenziamento per spadone. Si chiama Necron Scappa Scappa. Ok. Qui ora dobbiamo scendere, ragazzi.